sbagliata da questo punto di vista, che c'è un altro strumento per realizzare lo stesso scopo, che c'è già, in qualche modo è stato già proposto ed è già attuato, cioè maggiori investimenti dell'Unione Europea. Noi abbiamo un problema. Ma intanto che cos'è? Guardi, non l'ho capito neanche io, perché ho sentito e credo che sia una doppia moneta sostanzialmente utilizzabile soltanto dallo Stato, che esce fuori dai vincoli relativi al debito dell'Unione Europea. Ma il problema fondamentale è che noi oggi abbiamo troppa spesa corrente e troppa poca spesa in conto capitale o spesa di investimenti, cioè scuole, strade, opere pubbliche e così via, ma anche biblioteche e così via. E allora una politica di investimento maggiore dell'Unione Europea raggiungerebbe due obiettivi. Primo, ci aiuterebbe in questo che è diventato il nostro lato debole, perché noi abbiamo tagliato la spesa di investimento e non abbiamo tagliato la spesa corrente, perché la spesa corrente vuol dire mandare a casa le persone, insomma, no? Vuol dire licenziare le persone. E dall'altra parte rafforzerebbe un lato dell'Unione Europea che è debole. L'Unione Europea è un grande regolatore, ma ha una scarsa capacità di investimento. Il bilancio, se non ricordo male, in questo momento dell'Unione Europea è l'1% del PIL europeo. È anche meno. E allora, capito, quindi da questo punto di vista sarebbe un altro grosso vantaggio, perché verrebbe appunto incontro all'osservazione dell'onorevole Santanchè, molto giusta, di una Europa monetaria e non umanitaria, vero onorevole Santanchè? Sì, ecco, e questo consentirebbe di avere un'Europa più umanitaria e meno monetaria.